Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, i leaks continuano ad arrivare in maniera molto prepotente. Ringrazio subito lo devo ringraziare un carissimo amico, quello che succede su Twitch e YouTube, che mi manda sempre le notizie belle fresche, fresche, fresche. Le notizie belle fresche, come se fosse la mozzarella di bufala presa al casaificio. Oggi, ragazzi, parliamo ovviamente di mega novità che dovremo aspettarci nella season 5. La stagione 5, ragazzi, stiamo già vedendo come ci sta già facendo un sacco bramare di avere il pass battaglia e di vedere quello che succederà ovviamente nelle settimane in cui giocheremo. Già sappiamo, ragazzi, che nell'ultima settimana della season, quindi probabilmente da lunedì martedì arriverà la nuova probabilmente da martedì arriverà la nuova modalità, l'ultima modalità, la 50 versus 50, con il Leviatano gigante, dove si dovranno utilizzare solo le armi per portare il Leviatano in punti della mappa prestabiliti e quindi vincere la partita. Voglio rimanere in tema armi, ragazzi. Questo è un video che è dedicato alle armi. Sono state scoperte nei file di gioco due nuove armi che secondo me, ragazzi, vi faranno raccapezzolare i capezzoli, ragazzi. Una cosa veramente incredibile. Ve le faccio vedere. State pronti? Attenzione. 3, 2, 1. Prot, guardala qua. Questa, ragazzi, è la prima arma che è stata scoperta ed è veramente allucinante, ragazzi. Un attimo che c'è. Grazie Gigi Gamer per la donazione. Noi come sempre registriamo in live, raga. Cin cin blin blin, so che gialla. E le pochi sono gialla. Blink, blink, can't stop it! Sì, che già la che sei in frost, grazie! Questo, ragazzi, sembrerebbe molto più veritiero. È un Thompson, però nello stile di Fortnite, ragazzi. Molto modernizzato, molto fantasy futuristico e ovviamente immancabile il caricatore a tamburo che fa sì che il file che avevamo visto 2 o 3 giorni fa riguardante la drum gun sia questa qua, ragazzi. È meraviglioso da vedere, veramente veramente figo. Un mitra, questo è un assalto per forza con tanto di mirino. Oi, questo è palesemente il mirino del fucile di grosso calibro, gli assomiglia tantissimo. E secondo me, e qua dico la mia, ragazzi, visto che hanno inserito già il night rifle, quindi con il fucile termico, potrebbero buttarci dentro anche l'olografico. Cioè, quando tu prendi o il pesante tattico o il drum gun, il mirino, cioè il reticolo, al posto che essere bianco, diventa cerchio con il rosso e diventa un mirino olografico molto molto figo. Questa, ragazzi, era la prima arma che è stata scovata nei file, ma non è assolutamente. Il caricatore a tamburo, dicono con precisione nelle live. Non è l'unica, ragazzi. Siete pronti? Attenzione, attenzione. Sbadabam, ragazzi, guardala qua. Guardala qua. Questo, ragazzi, è uno dei pompa più cattivi che abbia mai visto su Fortnite. Io l'avevo già visto in qualche gioco e assomiglia molto al pompa tattico, ragazzi. Ha sempre il colpo di qua e secondo me ci saranno probabilmente delle modifiche sul tattico, ragazzi. Ci saranno delle modifiche probabilmente sul tattico, perché se mi inseriscono questo fucile a pompa non ha senso avere due fucili a pompa con il caricamento da sotto. Potrebbe essere un pompa a ripetizione con caricamento manuale. Non sappiamo ancora come sono le statistiche di questa arma, ragazzi. C'è da dire che però è meraviglioso da vedere così, è uno di quelli più cattivi e c'ha molto più quella roba lì bella cattiva, sembra uno spaz. Effettivamente, ragazzi, ci consigliano sempre, ci assomiglia davvero davvero tanto a uno dei fucili a pompa più letali che possiamo trovare
dal vero nella vita reale. Ma ragazzi, se avete visto Due Armi e non vi siete fatti ancora la roba lì nelle mutande, ragazzi, aggrappatevi ai braccioli, aggrappatevi a tutti i braccioli, mettete le cinture di sicurezza, perché sta per arrivare una news che è veramente accapponante. Pronti? Attenzione, è stato trovato anche questo. E ci andava veramente di brutto, raga. Ve lo ingrandisco, ragazzi. Questa è, sembrerebbe, la possibilità di personalizzare le armi. Ve lo ricordo ancora, ringrazio sempre quello che succede su YouTube e su Twitch per i mega file che ci fornisce. Noi, io li propongo a voi, ragazzi. Questa fa paura. Questo, ragazzi, è un menu che c'è al fianco delle emote e ha la possibilità di mettere un adesivo sulle armi, ragazzi. Io spero e mi auguro che sia vero, perché è veramente veramente bellissimo da vedere. Si potrebbe personalizzare l'arma, sembra di vedere sopra la sezione dei fucili, qua sotto poi in realtà stanno qua gli shotgun, quindi fucili a pompa. Non vediamo ancora pistole e fucili da cecco, però è già un inizio, ragazzi, è già un inizio. Ci voleva la personalizzazione delle armi. Ho finito la voce. La personalizzazione delle armi, ragazzi, su un gioco come Fortnite deve esserci se vuole stare attenta Epic Games a quello che sta facendo H1Z1, no? Che ha la possibilità di personalizzare prepotentemente le armi e di utilizzarle nel gioco, cosa disponibile anche su Rules of Survival, almeno quanto ricordo io. Quindi, ragazzi, con questa notizia io credo che il video sia già bello ricco di news che possono davvero farvi immaginare una grande figata per quello che riguarda, come si dice, il nostro Fortnite nella Season 5. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e dai, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!